Ah beh, dire che sono organizzata oggi è dire poco. Sono tipo le 9 di sera, io non so letteralmente a che ora finirò, però non vedo letteralmente l'ora di iniziare. Sapete già tutti, se avete visto il video di ieri, che cosa andremo a fare oggi e non mi interessa, farò un exposing myself assurdo, ma ecco le condizioni drastiche e orribili di qua dentro. No, raga, no, raga, io mi rifiuto, mi rifiuto. Non ci si capisce nulla. Io lo mettevo ogni settimana a posto, vi giuro, nel giro di 2 o 3 giorni ho una spesa che arrivava. Il delirio, perché ovviamente ci mettono le mani tutti, anche le bambine. Quindi proprio, raga, mamma mia, il delirio. Se avete visto appunto il video di ieri, sapete già le motivazioni che mi hanno portata nel voler fare una cosa del genere. Guardate quanti ne ho comprati, cioè sono piena. Ma il fatto è questo, raga. Sì, scusatemi, di là ci sono i cani che giocano, le bambine che giocano, quindi tutti i rumori che sentirete, perdonate, ma sono inevitabili con tutte queste piccole anime in casa. Comunque, fatto sta. Che belli! Ok, fatto sta, diciamo che la situazione era diventata veramente ingestibile su queste cose. E già, guardate, ve lo do io uno spoiler perché tanto dei pezzi di questa nuova cucina che facciamo sono trasparenti. Quindi, raga, cioè, o sei ordinato o sei ordinato. Poi vediamo, magari all'ultimo, magari cambiamo anche idea, magari, non lo so. Però, trasparente o meno, comunque io voglio migliorarmi, perché nella vita bisogna sempre cercare di migliorarsi, cercare di pretendere il meglio per se stessi. E io però una cosa non la capisco, perché questi sono tutti piccoli? What? Organizzo lo stesso, no big deal, però mi sembra strano. Oh mio Dio. Guardate che. Wow, cade tutto! Oh, questi sono il pezzo forte. Sono anche da frigo. Allora, oggi ci concentriamo più che altro sullo storage per quanto riguarda di questa roba. Per quanto riguarda il frigo, lo facciamo in un secondo momento. Magari ci dedico un altro video. Ah, questo, raga, questo è bellissimo. Ultimi, ma non per importanza, cestini. Perché secondo me i cestini saranno la parola d'ordine di oggi. Ok, inizio ad aprire tutto. Mamma mia, guardate. Cioè, questi mi sa che sono gli unici alti che ho. Questi invece è come sono fatti gli altri. Anche questi sono molto belli. Mamma mia, quanto rumore stanno facendo qui sopra. Non sono tutti uniti. Mi sono sbagliata. Non sono tutti uniti. Vabbè, belli comunque. Belli da mamma. Ma pure questi siete uniti? Siete una fregatura. Non mi avete preso in gioco. Avete gioco. Adesso sono io quella che fa rumore, scusate. Sono un po' piena di scatole, lo so. Però sono fighe, sono belle. Fighe? Vi piacciono? Belle. Guardate, ma no, però devo seguire. Guarda che figo, addirittura qua ci stanno le etichette. Con addirittura anche. Per scrivere il nome. Sì, con la penna Il bianca. pennarello. Sì. Ok, non li ho ancora aperti tutti. Le bimbe giocano. Ma mi sto occupando troppo il tavolo, quindi devo per forza iniziare a riempire. Perché se no, cioè la mia idea era quella di svuotare tutto. E però no, perché ho solo questo piano di appoggio, quindi faccio mano a mano. Intanto devo capire una cosa. Questi con quale si chiudono? Perché nel frattempo ho perso un attimo. Ok, non mi sono persa. Chi è chi? Questo si chiude con questo? Tu ti chiudi con questo, carissimo? No, tu non ti chiudi con questo. Tu ti chiudi con questo per caso, carissimo? Sì, tu ti chiudi con questo. Questo si chiude con questo? Devo sempre trovare con quale. Sì. Provo a metterli qui. Vediamo un po'. Oh, non crollate. Perfettamente biscotti, questi li metto qui. Sono molto più ordinati così. No, raga, sto impazzando. Sono genuinamente contentissima. Questa è una cosa che vi giuro, questo mi piace più di tutto. Oddio, che bello. Adesso faccio anche con questo.
Zoe che cammina per la casa, fa ta 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 ta. Ok. Ma buongiorno, parte 2, però lo carico tutto nello stesso video. Allora, lo so che adesso sembra ancora più scombinato, ma perché ho spostato roba, ho fatto cose, però inizio a vedere la luce. So che voi non potete vedere la luce in questo momento insieme a me, ma vi assicuro che c'è. È molto meglio rispetto a prima. Adesso vi faccio vedere una cosa. Non solo ci entrano perfettamente, ma... No, vabbè. Questo se non è satisfying questo... Aspetta, metto pure dritto, cioè proprio... Per chi è proprio maniaca di queste cose. Tiè, se non ti sto soddisfacendo adesso, dobbiamo parlare. Devo solo capire come sistemarle le robe e dove, perché devo capirlo. Però io continuo. Qui ho finalmente messo tutti gli omogenizzati di Zoe. Tutti. Che mi ero anche scordata di avere alcuni, però per fortuna non sono scaduti. Qui devo ancora sistemare invece. Sono sempre più a buon punto e qua sono arrivate altre cose che ci serviranno. Tra la cucina e qui è tutto pieno di, anche fuori è tutto pieno di queste cose. Ok, io vi chiedo umilmente perdono per l'aspetto. Sono stanchissima e penso che lo si veda. Mi si è scolato tutto il trucco perché nel frattempo l'avrei dovuta andare a scuola, l'abbiamo ripresa e fai questo e fai quest'altro con i cani e la bambina e fai da mangiare. Mamma mia raga, cambia pannolini eccetera eccetera, ma in una giornata e mezza, sempre stando qui, ce l'ho fatta. Non è ancora perfetto, non sono completamente soddisfatta, ma è un grandissimo inizio per noi, grandissimo inizio, un abnorme inizio. Adesso vi faccio vedere meglio. Allora, vediamo qui più nello specifico. Ok, dal video sembra molto più disordinato di quanto in realtà sia. In realtà è molto ordinato. Allora, qua c'è uno di questi trasparenti, due cestini e altri due cestini. Lì ci ho messo tutte delle cose asiatiche che ci serviranno nei prossimi giorni per fare dei video. Quindi sono solo appoggiate. Qui ci sono delle cose, appunto, le alghe. Sono per i video, quindi sono un attimo appoggiati. Ma qui ho delle cose per bambini. Ok, mais, ok. Secondo ripiano, forse questo sembra ancora meglio perché è meno pieno, però vi assicuro che alla fine dal vivo è molto ordinato, soprattutto rispetto a prima. Questi qua li avevo fatti vedere prima, ho sistemato questi. Questa è una scatola intera di biscotti per bambini, quindi li ho lasciati così. Qua c'è la farina e qui ci stanno della pasta. E là dietro invece ci sta tutto tonno e giusto un paio di conserve. Ok, qui invece è totalmente pieno anche dietro di questa è pasta, qui giusto ci sono le capsule del caffè e là dietro ci sono anche alcune scatole di preparati, però tipo qua dietro sono le gocciole, quindi questo è diciamo il reparto colazione, qui ci sono sia snack che pasta più lunga. È stato molto comodo che negli ultimi ripiani ho messo questi qui, questi per esempio sono i Cheerios di Ale. E niente, per il resto qua è tutta pasta, quello è il riso, sono tre scatole di riso, sono entrate tutte qua dentro, occupa molto meno spazio, è molto più comodo. Non so a voi, ma a me capitava sempre che il riso si rovesciava, così non può mai capitare. E invece di qua, allora iniziamo da qui, qui ci sono tutti i crema di riso, robe che sono utili anche per quando si esce, un paio di squeezy di Zoe e tutto il resto, questi qua sono tutti omogenizzati, frutta, bla bla di Zoe. Quindi diciamo che questo è il suo reparto, tranne questo, tipo questa è la camomilla per bambini, della plasma, insomma questo è il suo reparto. Qua sopra invece ci stanno un po' di schifezzine che ci sono rimaste da Halloween. Qui ci sono Fonsies, queste cose che Lara si porta anche a scuola, caffè mio, questo è il reparto praticamente mio, tranne questi qui che piacciono un po' a tutti. Però qui ho praticamente camomilla e tè di ogni tipo, praticamente ogni cosa che voi possiate desiderare da bere qui sopra ci sta.
e questo è il mio dietro, anche qua dietro, che mangio sempre io, quindi me lo metto io nel caffè. Quindi diciamo che questo è, diciamo, il mio angolino. Queste sono due cose di Zoe, sempre piene di puff e roba varia, quindi le lascio lì. E qui invece ci ho messo la pasta, perché insomma queste sono patatine, però questa è pasta. Questi sono tipo 6 pacchi di pasta, una cosa del genere, della Rummo. E ok, qui ok. E qua sotto invece è un po' vuoto, però insomma qua ci ho messo soltanto queste patatine perché non mi entravano da altre parti, ci ho messo direttamente così. Dentro questi cosi dell'Happy Fruit ci ho messo un po' di cose sempre rimaste da Halloween, ovviamente quelle che la scadenza lo permetteva. E niente, insomma, come vedete, altro latte e acqua per neonati. Insomma, e qui ci sono un paio di spezie, niente di che, c'è del sale, insomma, giusto il misurino, le spezie varie. Sono veramente contentissima, sono soddisfattissima di come è venuto. Diciamo che il mio obiettivo sarebbe quello di riempire tutto con questi qui, tutto. Però mi rendo conto che alcune cose mi sono molto più comode tipo così. Quindi diciamo che un po' è un po', però magari ne faremo degli altri di queste confezioni. Me ne sono rimaste un bel po' e ne ho abbastanza anche per il frigo, quindi sono contenta, sono veramente soddisfatta. E fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piace, e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Love you!